Questa chiacchierata di questa sera parlando appunto dell'analisi corporea. Che cos'è l'analisi corporea e perché si fa? L'analisi corporea è semplicemente la comprensione in profondità di come è fatto il nostro corpo, ma non gli organi dove sono posizionati, questo lo sappiamo, ma più che altro capire qual è il rapporto tra la massa grassa, la massa muscolare, la massa viscerale, la massa totale, come si sposta quest'acqua. Quindi l'acqua interna che abbiamo all'interno delle nostre cellule delle volte stanzia al di fuori delle nostre cellule, quindi capire come si può determinare lo scambio in e out cellulare. Desidero partire questa sera con uno dei più semplici metodi per capire se sono sovrappeso o meno, e si chiama BMI, Body Mass Index, in italiano dice IMC, indice di massa corporea. Ho preferito tenere l'anglosassone perché è un pochino più figo, un pochino più altisonante, BMI, ma è la stessa cosa. Come si ottiene? Semplicemente prendendo in esame la nostra fisicità, la nostra corporeità, data dal peso fratto l'altezza al quadrato. Questo ci dà la superficie del nostro corpo, ma non ci dice niente all'interno del nostro organismo, quindi com'è la distribuzione della massa magra e della massa muscolare, della massa muscolare e della massa grassa. Infatti qua vediamo due soggetti che hanno lo stesso numero di BMI, un soggetto un po' cicciottello, un pochino sovrappeso, e un soggetto muscoloso, presi in ombra, che hanno entrambi un BMI 30. 30 è un valore molto alto. Entrambi hanno la stessa superficie corporea, però il primo a sinistra è grassottello e il secondo è muscoloso. Quindi il BMI, quando noi applichiamo questa formuletta, non ci dice tantissimo sulla mia composizione corporea. Devo visitare il soggetto, devo vederlo e vedere quanto grasso effettivamente ha. E allora a questo punto riesco a determinare se è un soggetto in salute o meno. Quindi devo sicuramente riuscire a vederlo. Abbiamo detto che l'analisi corporea è importantissima, quindi è importante per capire la distribuzione di diversi elementi del nostro corpo. L'acqua sicuramente la fa da padrona, lo vedremo tra poco. Qui c'è una preview, quindi vediamo come l'acqua dal torrente arterioso si manifesta un suo naturale movimento all'interno dello spazio interstiziale, quindi quello che c'è in mezzo alle cellule e tra il vaso e le cellule stesse, per poi spostarsi all'interno delle cellule. Vediamo che tra uno e l'altro abbiamo un componente importante che è il sodio, mentre all'interno delle cellule stanzia primariamente il potassio e il calcio. Infatti, quando abbiamo ritenzione idrica, abbiamo una ritenzione anche di sodio, cioè tendiamo ad avere troppo sodio. Questo non è non è sufficiente ingrassare, anche perché prendiamo delle acque poche di sodio, questo è un dato che non serve assolutamente a nulla, cioè è un comportamento che non serve a nulla, perché il sodio che prendiamo durante l'arco della giornata con gli alimenti è molto di più. Quindi dobbiamo preferire sicuramente un'acqua giusta, quella della corrente, l'acqua che ci piace, quindi l'acqua del rubinetto che è molto buona, molto controllata, oppure un'acqua in bottiglia, preferibilmente in vetro. Ma se andiamo retta alla pubblicità non andiamo molto lontano, perché non è così importante la particella di sodio che naviga all'interno di quel litro di acqua che dice sono da sola e quindi farò pochi danni al tuo organismo. In realtà è molto più importante capire soltanto sodio dovuto all'alimentazione. Uno dei primi metodi che abbiamo usato, abbiamo, non io, perché comincio a parlare come Maru Delma al plurale, ma perché per dire, l'uomo in generale ha cominciato a utilizzare per determinare la massa grassa, è il picometro. Me lo passo un attimo, anzi, farò passare, guarda, grazie. È uno strumento a forma di pinza, costa poco, almeno il modello che adesso vedrete passare di mano in mano, è un modello di plastica, ma è molto efficace, quindi semplicemente una pinza, c'è una scala graduata. Con questa scala graduata, a seconda di come si ferma l'indicatore, determino la plica di grasso, infatti si chiama plicometro perché prende le pliche di grasso. È molto efficace perché è molto veloce,
Ha un basso costo relativamente allo strumento. Adesso vedremo, ci sono strumenti molto più costosi e molto più precisi di quello che adesso avete in mano. È un po' difficile però l'esecuzione, perché deve essere particolarmente bravo, deve avere una mano molto sensibile. Quando scatta un perno piccolino, allora mi fermo, perché altrimenti schiaccio troppo e avrei sicuramente un dato errato. Per usare il becometro, quindi serve molta esperienza, perché devo avere più soggetti alle spalle da aver analizzato, e si usa solo per soggetti sani. E torneremo su questo argomento, il perché i soggetti sani. Questi sono altri tipi di plicometri, ce ne sono tantissimi, questa è solamente una parte, quello che avete adesso in sala è questo qua, poi ce ne sono tantissimi altri costosi o meno costosi, sono quelli digitali, ci sono quelli che suonano, quelli che non suonano, che bipano, eccetera. Il mio parere è che se si vuole approcciare questo tipo di metodologia, oltre all'esperienza, serve anche proprio una certa sensibilità, una certa manualità per questi strumenti, perché costano anche quasi 1000 euro quelli che hanno delle molle indeformabili affinché la misura sia ripetibile nel tempo, e quindi il dato diventa quasi scientifico. È facilissimo, con le dita prendo la plica di grasso, la afferro con le dita, una volta che l'ho afferrata con le dita, passo sopra la pinza si stringe, effettuo la lettura con la scala graduata e ho il valore. Questo è un altro metodo, torneremo sul plicometro tra un istante, ma volevo farvi vedere questo grafico, che è un cosiddetto nomogramma, cioè è un grafico estremamente complicato e complesso, anche nella sua realizzazione, sono saliti diversi anni, basato sulla popolazione europea, caucasica, quindi praticamente noi, e si usa prendendo le varie circonferenze della vita, dei fianchi, adesso questo lo ricordo esattamente, è basato sulle equazioni di Jackson e altri, e inserendo i dati di altezza, peso, forse ecco, sesso, donne, uomini e l'età, con un righello io vado a posizionare l'età in anni e il valore che trovo con le tre pliche misurate, e alla fine mi dà l'indice, diciamo, la percentuale di grasso. Non è precisissimo, dipende da quanto io sono bravo col plicometro, e poi tutti i calcoli basati sulle formule. Quindi torniamo un attimo sul plicometro, perché quando io prendo una plica, o prendo sempre la stessa plica, e quindi la stringo, e poi la ristringo una seconda volta, e poi una terza volta, e prendo forse la misura più favorevole al soggetto, oppure il dato chiaramente è errato. Una volta che prendo diverse pliche, poi le inserisco all'interno di queste formule. Questa è un'altra formula di Harris e Benedict che serve per calcolare il fabbisogno di calorie giornaliere. Vedete, inserite per gli uomini il peso, l'altezza, l'età, e poi con questo tipo di impostazione determino il fabbisogno calorico della persona. Oppure per il grasso corporeo, come prima. La prima, se non sbaglio, è di... sono altri due fisiologi, sono formule abbastanza vecchie, che valgono, attenzione, solamente per gli europei. Non valgono, io non posso usare un picometro su un soggetto afroamericano, su un soggetto nero, perché questi soggetti hanno una consistenza di grasso, di massa muscolare e soprattutto di ossa, diversa. E questa è la ragione per la quale le Olimpiadi sarà molto difficile che vedremo vincere un atleta nero nel nuoto. Perché? Perché ha una massa muscolare diversa, più densa, le ossa più dense, chiaramente il galleggiamento è penalizzato, è diverso, e quindi l'avanzamento nell'acqua, questo vale anche per il kayak e per la canoa, su un soggetto scuro di carnagione, quindi di provenienza non tipicamente caucasica, è penalizzato. Quindi queste equazioni valgono semplicemente solo per noi caucasici. Quindi quando è un paziente che è cinese, nero, africano o di una etnia di quel tipo, allora devo ricorrere ad altre formule. Poi l'umanità fa un salto in avanti, fa un balzo e dice il corpo umano produce corrente, perché noi produciamo corrente, ogni nostra cellula che ho fatto vedere prima ha una tensione elettrica che si aggira intorno a meno 0,005 volt, quindi tutti insieme creano una grande tensione,
che non sappiamo ancora come sviluppare, però avevamo capito che negli anni 60 potevamo indurre all'interno del nostro corpo, infondere una corrente elettrica, e in base a come questa corrente elettrica si muoveva all'interno del nostro corpo e incontrava dei substrati di tessuto grasso, magro, ossa, reagiva in un certo modo. E quindi nascono le cosiddette bilance impedenziometriche, con la cosiddetta BIA tricompartimentale. Adesso questa è difficile farla passare perché è un po' pesantina, però ve la faccio vedere. Vediamo se è accesa. Questa è una BIA, è la BIA che usa il mio studio, molti di voi l'hanno conosciuta, molti di voi la prenderebbero a calci, perché quando istituisce il valore biologico della vostra età, quindi superiore alla vostra età anagrafica, molte persone tendono proprio col piede a... e invece restituisce un valore abbastanza preciso. Come funziona? Qua abbiamo degli elettrodi, la persona è in piedi, quindi i piedi poggiano su questi quattro elettrodi, destro e sinistro, e poi in mano prende semplicemente manto manipolo, sinistra e destra, e abbiamo altri due sensori, uno per mano. La corrente parte dai piedi, parte dalle mani, attraversa tutto il corpo e con degli algoritmi basati sempre su quelle equazioni che abbiamo visto prima, determina la massa grassa, la massa magra e poi indirettamente l'acqua nel nostro corpo. Come fa a funzionare un apparecchio del genere? Come fa a leggere all'interno del mio corpo quanto grasso ho, quanta massa muscolare ho? Prego. Forse manca una sedia? Forse. Questo strumento ci riesce perché la nostra corrente elettrica è a molta facilità a passare attraverso il tessuto muscolare perché è ricco di acqua, mentre il grasso offre un po' di resistenza, quindi la corrente tende a fermarsi, a isolarsi. E allora, secondo come questa corrente si muove all'interno del corpo a una determinata frequenza, allora lo strumento determina le nostre masse corporee. Su cosa c'è da dire su questo strumento? È molto preciso, è molto valido, ci sono diversi costi anche di questo strumento, c'è quello in piedi, c'è quello... Ecco, una cosa da dire è che vengono venduti anche quegli strumenti che hanno solamente i sensori sui piedi, quindi io appoggio il peso su questi sensori, la corrente parte, quindi no, le mani sono libere, la corrente parte in una gamba, attraversa le pelvi e scende dall'altra. Sono strumenti precisi? Sì, però non determinano tutto il resto del corpo, quindi tutto quello che è sopra il mio bacino io non so che cos'è, non lo vedo semplicemente. Però come fa a dire che io ho questa massa muscolare, questa massa grassa e quest'acqua? Semplicemente con quelle equazioni va a determinare la media che per quel tipo di persona, di sesso, peso, altezza, età, potrebbe essere nella parte superiore del proprio corpo, una misura imprecisa. Ecco perché il concetto di sano, che dicevo prima, su cui questi strumenti vengono individualizzati, è importante. Cioè, un soggetto che è poco idratato, ad esempio, uno strumento di questo tipo può fare fatica o può restituire un valore non giusto. E quindi anche lì la visita che fa il terapista aiuta a determinare meglio questi valori. Ok? Questo è uno dei limiti di questo apparecchio, che tra l'altro raggiunge dei costi molto elevati, però è meglio sempre farlo su soggetti sani. Anche per questo strumento valgono le equazioni precedenti, quindi si usa solo per soggetti di tipo occidentale, di tipo caucasico, europeo, anche se fatto in Cina, però per il mercato tipicamente occidentale. Cosa fa questo strumento? Mi dice quanta massa grassa ho nel mio corpo e quanta massa magra ho. La massa magra è poi divisa in acqua extracellulare, cioè quella che stanza, come abbiamo visto prima, all'esterno delle cellule, e quella invece all'interno della massa cellulare. E quindi questo dato mi dà l'acqua totale, perché le cellule sono come delle spugne che hanno dell'acqua all'interno. L'acqua totale quindi è la somma della massa cellulare dell'acqua di ritenzione idrica, su cui parleremo dopo, di cui parleremo più tardi, che è l'acqua che stanzia al di fuori del tessuto muscolare. Acqua extracellulare con la dicitura ICV e l'acqua intracellulare con la dicitura ICV. Poi ogni soggetto, ogni persona, ogni strumento ha dei propri acronimi tipicamente propri della ditta che lo produce. Questo
qualcuno di voi sicuramente già l'ha visto, deve capitarsi nella propria mail ogni volta che fa il controllo del nutrizionale. È un referto BIA di un soggetto che ha svolto in questo caso 5 misurazioni nell'arco di, se non si vede bene, nell'arco di 6-7 mesi. È una persona che è qui presente in sala, non dirò mai chi è, che ha avuto una perdita di peso totale, in questo caso il peso è questo, e poi la massa grassa è questa, la massa muscolare e le ossa che sono sempre quelle. Il soggetto ha perso peso a discapito della massa grassa, mantenendo una buona massa muscolare. Perdere peso non vuol dire, cioè scusate, dimagrire non vuol dire perdere peso, perché io posso fare una sauna di un'ora, prendo un litro di acqua e dico sono dimagrito, che bello. No, perdere e dimagrire vuol dire perdere grasso, cioè perdere tessuto adiposo. E quindi, per esempio, questa persona, che è stata molto brava a seguire uno dei nostri piani nutrizionali, che l'ha seguito fino alla fine, ha perso peso ma a discapito della pura massa grassa, e quindi il soggetto ha mantenuto inalterata la massa muscolare, infatti ha fatto attività fisica, ha metabolismo abbastanza, eccetera. Nella seconda linea vediamo invece questi valori confrontati sul 100% del suo peso, addirittura mantenendo bene o male la massa muscolare sempre uguale. Stasera avevo il contatore, devo usare il T. Ha aumentato rispetto al peso il suo rapporto forza-peso. Adesso qui non si vede bene, ma la massa magra nel totale del suo peso, avendo perso grasso, avendo perso peso, è diventato forte. Il suo rapporto forza-peso è aumentato sul totale della torta di tutto il suo peso totale, pur avendo mantenuto la massa magra identica. Nel frattempo si è idratata, della terza colonna, e poi altri 15 relativamente al grasso viscerale, e l'età metabolica. L'età metabolica è un dato molto importante. Perché? Perché seppur è un dato di tipo quantitativo e non qualitativo come tutti questi qui, ci dà la percezione di essere più giovani o più vecchi della nostra età. Tutti noi, io ho 40 anni, come molti di voi sanno, e probabilmente ne mostro qualcuno di più, questo non lo so, però ho 40 anni, cioè ho fatto 40 giri intorno al sole, no? Quindi ho la mia carta d'identità da quel numero. Il tempo interno di ognuno di noi è sganciato da quello esterno. Cioè il fatto che abbia fatto tutto questo percorso intorno al sole, insomma, se noi misuriamo un tempo ma in realtà è una distanza, misuriamo una lunghezza, che semplicemente sono le rotazioni che la Terra fa intorno al sole. Il nostro tempo biologico, cioè quanto io affronto il tempo esterno, che velocità dipende da come mangio, da quanto respiro e da come lo faccio, dipende da quanto sono sereno, da quanto dormo, e quindi posso sembrare più vecchio della mia età anagrafica oppure un pochino più giovane. Ci sono soggetti che vengono in studio che hanno 30 anni e lo strumento, la BIA, gliene dà 42, perché sono un po' più vecchi, i loro tessuti sono un pochino più vecchi della loro età anagrafica. Vuol dire che sono più infiammati, hanno più ritenzione idrica, sono più sovrappeso, e in effetti qua al colloquio emerge che i soggetti fumano poco, bevono intanto dell'alcol, fanno tardi la sera. Lo strumento non vede se tu fumi, però lo strumento vede vedendo la qualità dei tuoi tessuti e con il colloquio vede che stai infiammato. In effetti sono tutti soggetti che rispondono a queste caratteristiche. Quindi molto fa, tantissimo fa, la nostra attitudine interna e il nostro ambiente esterno interfacciato con, interno con il nostro ambiente esterno. Dipende come mi comporto con il mio corpo, quanto mi voglio bene, quanto mi amo, quanto ci tengo, e allora il mio tempo rallenterà. Questa è una curva gaussiana, se c'è qualche matematico in sala l'avrà sicuramente riconosciuta, e ci dice la media su cui lavorano quelle equazioni che abbiamo visto prima. Cioè ci dice, guarda, che lo strumento restituisce, anche il picometro, restituisce dei valori precisi per una certa media di popolazione. E quindi abbiamo questa parte qua, che rappresenta la media, bene o male, per poi decrescere. E quindi avrò soggetti con una SD, una deviazione standard, meno 1, meno 2, meno 3, eccetera, perché vuol dire che troverò dei soggetti anoressici, bulimici, fortemente sovrappeso, con uno scompenso di acqua idrolitico o di idratazione particolarmente scompensato, e allora questa curva non è più valida, il soggetto si sposta in qua e lo strumento restituisce dei valori errati. Ed è uno strumento molto preciso quando determina i comparti in maniera esatta.
però c'è sempre il rischio che possa rilevare sul soggetto, non riesca a vedere fino in fondo nel soggetto esattamente tutta la patologia, se è nel caso preso in esame. Poi facciamo un altro balzo quantico, e questo è un apparecchio super fantastico che dopo proverà una di voi che si è prenotata, proverà quindi in tempo reale. Dov'è? Ok, sì. Sarai vestita, quindi non ti preoccupare. Sarai vestita, non ti preoccupare, ma non c'è problema. Perché su... Se è necessario, non è necessario, non ci scandalizziamo. Invece la via verticale, quindi lo strumento, questo qui, si è chiaramente intimo, perché dobbiamo togliere il peso talentato dagli abiti. Questo strumento qui, invece, che cosa fa? Passiamo proprio a un livello molto avanti, a parte per il costo, conviene forse comprarsi un'utilitaria che comprarsi questo strumento, di poterne avere bisogno. Però nel tempo diciamo che commercialmente può rientrare. Lo strumento dà dei valori precisi, indefettibili, nel tempo e nello spazio, indipendentemente dalla mia idratazione corporea, che io sia anoressico, che sia disidratato, che abbia della ritenzione idrica importante. Lo strumento, che si chiama via vettoriale, restituisce dei valori molto precisi, quindi che io sia un soggetto occidentale, che sia un soggetto afroamericano, che sia un soggetto africano o giapponese, lo strumento non frega niente, lui inietta questa corrente in tutti e quattro gli arti, mani e piedi, lo vedremo tra poco, e restituisce dei valori estremamente precisi. Se il terapista è bravo e mette gli elettrodi, come vedremo tra poco, in maniera esatta, lo strumento è molto preciso. Cosa mi dirà questo? E tra poco lo vediamo tutti quanti insieme. Condivideremo tutta la tua fisicità. Tu sarai sbagliata con questa fanciulla legata, collegata a questi elettrodi. Non scenderemo nei dettagli, quindi poi ti scriverò una mail e dirò poi nel dettaglio. Esatto, non scenderemo nei dettagli, però ti presti per la scelta, quindi vediamo esattamente, diamo un'idea di quello che può essere la via. Oltretutto restituisce dei valori legati all'angolo di fase, ad esempio, adesso evito in questa serata di scendere nei particolari, che ci dice il tuo reale stato di salute, quindi di questo momento. E io ho notato nella mia modesta pratica clinica che c'è anche un ottimo interscambio per gli esami del sangue, cioè se al momento che io faccio questo esame ho degli esami del sangue, quindi posso avere, non so, il dato del calcio piuttosto che del potassio, piuttosto che di altri soluti all'interno del sangue, che compartecipano gli scambi cellulari, all'interno degli scambi cellulari, la via sicuramente li accoppia, quindi conferma questo dato. A seconda di dove poi il pallino verrà determinato all'interno di questo grafico, di queste liste, vedremo dove sarà collocata. Non è così semplice, perché anche qui in effetti c'è lo strumento, ci dà la deviazione standard, cioè ci dà quanto siamo fuori dalla normalità. Poi cosa è normale ancora bisogna capirlo, quindi cosa è la normalità in tipo, di tipo tecnico. Andiamo avanti. La via vettoriale perché riesce ad arrivare dove le altre non arrivano? Un po' come la cartigenica Foxy, no? Lunghissima. Questo strumento riesce ad andare in profondità perché riesce a leggere la parte delle membrane cellulari. Cioè, se la cellula è piena di acqua o è povera di acqua, lo strumento lo vede e quindi restituisce anche il comparto, diciamo, dell'acqua di ritenzione, cioè quella che sanzia al di fuori della cellula, che è quella che faccia venire le gambe gonfie, le varici, le varicose, la cellulite, eccetera. Il ragionamento è un po' complesso, però semplicemente lo strumento arriva, quindi è stato fatto veramente un grandissimo balzo in avanti. Ma poi stampa tutto, Simone? Poi stampiamo tutto, rimane tutto via mail, promesso, ok? Sicuramente. Avrai anche le indicazioni per l'eventualmente un piano nutrizionale, quando tu voglia seguirlo, ci metteremo d'accordo.
Comunque, questo strumento che possediamo addirittura riesce a determinare tutti e due gli emisomi, quindi destra e sinistra. La maggior parte delle vie vettoriali arriva solamente in un lato. Quindi se io ho avuto un problema, per esempio linfatico, per uno scavo ascellare dovuto a un tumore, piuttosto che ad altri fattori, dovrei ripetere la misura anche dall'altra parte, ma è un casino. Quindi solitamente le via di questo tipo, a paziente sdraiato, si fanno su una parte sola, su un lato. Quello che succede dall'altro si determina che è uguale, che è identico, ma identico non è. Questo è l'unico strumento che permette invece di incrociare tutti i dati da tutti gli arti, come vedremo tra poco, di una misurazione estremamente precisa. E ora veniamo alla parte più interessante. No, non ancora. Parliamo ancora di alimentazione, che è comunque interessante. E questo è un esempio di piano alimentare, non è un nostro piano alimentare. E quante persone conoscete che sono in grado di poter mangiare bene, che sanno di poter mangiare bene e sono convinte di farlo? Perché spesso ingrassiamo senza pensare che basterebbero dei piccoli accorgimenti per poter perdere peso ogni giorno, poco ma poterlo perdere. E ricordiamoci che dimagrire significa perdere il grasso, non perdere peso. Facciamo degli esami di sangue. Quanti noi li fanno durante l'anno? Pochissimi, me compreso. Gli esami di sangue si fanno dopo i 50, 55, 60 anni in su, due volte all'anno, perché guardiamo la tiroide e nella tiroide cercate di indagare tutti i fattori che possono determinare un ipotiroidismo o un ipertiroidismo. Ricordo che la tiroide è collegata all'ipotalamo, quindi l'ipotalamo nel cervello manda il TSH, che è l'ormone, e come se fosse un termoregolatore della temperatura, a seconda di questo ormone la tiroide reagisce producendo altri ormoni, sono T3 e T4, e da questa azione e da queste fasi che la tiroide ogni giorno fa, ogni istante della nostra vita, determina il nostro peso corporeo, la nostra ritenzione idrica, il nostro stato di, mentale di tranquillità, la nostra pressione sanguigna, eccetera. E cerchiamo di bere. Anche d'inverno dobbiamo sicuramente bere tanto. Ok. Qual è l'immagine della felicità? Se ho un corpo bello, posso essere felice? Sono felice se ho un corpo bello? Non mi piaccio, non mi attraggo, mi guardo allo specchio e mi repello. Qual è il concetto della nostra felicità? È legata molto al fisico in Occidente. Come sapete, mi occupo anche di medicina ayurvedica, avendo studiato e studiando ancora in India. Il concetto di bellezza è diverso. Già se pensiamo in Occidente, cos'era il concetto di bellezza femminile negli anni 50-60? Le modelle che sfilavano erano un pochino più in carne. Oggi invece sono molto filiformi, molto magre, ed è un po' magari il modello che va in moda anche nelle palestre. In realtà è un concetto che vale nel tempo e vale nelle culture. Queste bisogno sono le bronzi di Liace, lì abbiamo l'immagine del Buddha, in realtà poi quello non è proprio il Buddha, quello è un monaco cinese, si chiama Budai, che viene erroneamente chiamato il Buddha cinese, ma non è Buddha. Buddha era muscoloso, viaggiava, camminava, correva, oltre a meditare, quindi aveva un concetto di felicità slegato dalla propria fisicità, anche se era molto in forma. Noi a Master Studio Labs suggeriamo di mantenere una massa grassa corporea totale tra il 15% nell'uomo e il 22% nella donna, mediamente. Poi questi valori, essendo medi, vanno contestualizzati chiaramente sul soggetto. Il grasso viscerale. Chi è venuto a visita sa benissimo cos'è il grasso viscerale. È il grasso che si deposita davanti alla pancia, nella pancia, ed è molto profondo, è un grasso molto pericoloso. Perché? Perché essendo vicino al fegato e avendo una grande quantità di recettori adrenergici, quindi che stimolano la produzione di adrenalina e altri fattori, alza il rischio di imbattersi in patologie di tipo coronarico, di tipo cardiocircolatorio, infarti, ipertensione arteriosa, eccetera. Ha un aumento quindi del grasso viscerato, il grasso viscerale è correlato a un aumento dell'infiammazione totale del mio corpo. Se ho una pancia, un addome prominente, ho un grasso viscerale che tende a spingere i visceri fuori e quindi a creare questa pancia gonfia. Okay? È molto importante misurarla. Spesso ci sono soggetti falsi magri, per esempio, che non hanno una pancia prominente, ma hanno un grasso viscerale, non importante, ma c'è.
lo strumento, anche la via che si fa in piedi, lo vede ed ha un valore, per esempio questo da 1 a 20, nel caso della persona con tu, dà un valore in percentuale e ci dice quanto è questo grasso che va ridotto. Al di là del peso totale, quello che va ridotto in primis è il grasso viscerale. È la cosa più importante, al di là dell'aspetto fisico, al di là della propria bellezza esteriore, della percezione di sé che abbiamo uno specchio, il grasso viscerale è la prima cosa che va eliminata, o quantomeno va ridotta tantissimo, va ragionata. Ma con una dieta va ridotta? Va ridotta con l'esercizio fisico soprattutto, più che la dieta. La dieta è la benzina. Poi vi spiegherò, alla fine riserviamo uno spazio per la discussione se volete, però il grasso viscerale è aggredibile con un buon esercizio fisico, moderata e intensa attività fisica, moderato e intenso carattere cardiocircolatorio. Allora sì che viene prelevato a scopo energetico, cioè per fare movimento aerobico moderatamente intenso, e allora piano piano si fa fuori. Ok. Un grasso viscerale importante, tra l'altro, riduce la funzionalità del cosiddetto core. Per gli amanti della palestra sanno benissimo che il core è la parte centrale e diciamo un po' l'anello di congiunzione tra la parte superiore del corpo e quella inferiore, ed è fatta da diversi muscoli che fanno una maglia a losanga, fanno una maglia a intreccio che è molto importante che rimanga tale. Il grasso viscerale piano piano la sfonda, la sfianca più che altro, la sfianca andando a perdere molto anche la propria postura, e quindi il grasso viscerale poi porta un carico del bacino in avanti, per esempio come le donne incinte, ma non deve essere per forza incinta la donna, per avere un carico gravitario errato sul bacino. Basta questo sfiancamento leggero dei muscoli dell'addome per avere dei problemi su tutta la rachide, su tutta la colonna. Quindi il grasso totale insieme al grasso viscerale deve scendere, entrambi devono scendere. Se io aggredisco il grasso viscerale, anche il grasso totale piano piano cala, perché chiaramente il nostro corpo non lavora col dimagrimento localizzato. Quando ve lo dico, no, è una stupidaggine, perché non posso dimagrire solo in un punto. Poi magari ci riesco, ma è un caso. Il nostro corpo è molto più saggio di quello che pensiamo noi nella nostra mente e va a prelevare a scopo energetico l'ultimo pezzettino di grasso che lui ha messo su. Quindi l'ultimo grasso che io vado a bruciare è il primo che ho messo quando ero molto molto giovane. Ecco perché un soggetto sovrappeso da piccolo è difficile che poi da grande sia magro, rimane sempre sovrappeso. Quindi dobbiamo pensarci prima. Questo è il BMI, quindi quello che abbiamo visto prima non è un dato importante e così preciso per arrivare a capire il grasso totale in un soggetto. Affidiamoci a un terapista che abbia perlomeno uno strumento tipo a bilancia, come quello che abbiamo visto. La ritenzione idrica. La ritenzione idrica è una causa molto importante del sovrappeso, cioè noi ci vediamo grassi ma in realtà abbiamo tanta acqua. Ci sono soggetti disidratati con tantissima acqua. Perché sono disidratati e hanno tanta acqua? Perché hanno tanta acqua a livello extracellulare, intracellulare, cioè all'interno delle cellule c'è pochissima acqua, e quindi sono soggetti disidratati, hanno una massa muscolare come una spugna, mangiate una spugna che non si flette, e quindi perché c'è poca acqua e quindi diventa dura. Eppure intorno c'è tantissima acqua di ritenzione. Uno strumento come la BIA può aiutare tantissimo a capire quanta acqua di ritenzione idrica ho. Tu per esempio hai pochissima, ecco. C'era una poca. Non è tanto un fattore di bere, quanto un fattore legato alla respirazione, adesso ci torneremo, e al movimento. Allora, l'acqua che elimina l'acqua è anche questa, l'acqua da pubblicità, che piace molto, ma in realtà è una stupidaggine. L'acqua prima acqua non esiste. Se io bevo, piano piano ricambio la mia acqua interna, non è che elimino l'acqua di ritenzione idrica, l'acqua extracellulare. Piano piano tendo, ma ci vuole molto tempo a ricambiarla. Il fattore respirazione, lo dico adesso, è molto importante. Se noi non respiriamo, l'acqua rimane dov'è? Il grasso rimane dov'è? Se io ho una perdita del diaframma, forse è la diapositiva successiva, il diaframma no, il diaframma è un muscolo, come sapete, frapposto qua in mezzo, sotto il costato, divide la cavità addominale da quella toracica. Se il mio diaframma non è libero e non lavora, tutta l'acqua che voi fate tornare su dagli arti inferiori con un bel massaggio linfodrenante, linfatico, stanzierà sempre sotto, non riuscirà ad arrivare nelle cisterne superiori ed essere drenato.
Quindi se io non respiro, tutta questa acqua rimane intrappolata negli arti inferiori, nelle braccia, nel collo, e quindi non gira, non c'è niente da fare, devo respirare. E per respirare, anche se sono sedentario, un pochino di attività fisica andrebbe fatta. Cerchiamo di capire quindi dove quest'acqua extracellulare va nel mio corpo, viene stoccata. È importante, anche a livello genetico, il nostro corpo è intelligente, la mette dove può. E questo è determinato anche dai nostri geni. Quindi per arrivare a questo obiettivo è anche molto importante aumentare la massa muscolare. Un soggetto non riesce neanche ad aprire un barattolo di cetriolini. C'è successo, perché magari un barattolino nuovo non riesco ad aprirlo, come non ho forza. Lì non solo c'è una ragione di tipo biomeccanico, cioè il mio rapporto, la mia coppia di forze nella spalla non è sufficiente per effettuare una torsione di questo tipo, posso anche far fatica a girare il volante, per esempio, perché non ho forza, ma è determinato quindi anche da un discorso di innervazione neurologica del muscolo e della quantità del muscolo stesso, che se è anche disidratato è ancora peggio. Quindi sicuramente per arrivare all'obiettivo di eliminare man mano le tensioni idriche devo aumentare un pochino di massa muscolare. Cosa faccio per aumentare la massa muscolare? Devo fare i pesi. Sì, è vero che io vi prescrivo la passeggiata, però non è una passeggiata per le delle vetrine, è una passeggiata veloce, è una camminata veloce, vi prescrivo questo. Ogni settimana mi mandate i battiti cardiaci che effettuate durante questa camminata, perché in base al battito cardiaco il nostro corpo utilizza una benzina diversa. Può utilizzare una miscela composta da carboidrati, zuccheri, molto grande, quindi battiti molto alti, e poco grasso. Oppure, se vado un pochino più lento, ma poco poco, una grande quantità di grasso, di benzina, e poco di zucchero. Quindi è molto importante fare un'attività, come dicevo prima, mediamente intensa, né troppo blanda, né troppo intensa. Io consiglio di fare i pesi. Quindi non come si utilizza ancora oggi in palestra questo vecchio, vecchissimo concetto primitivo su pesetti piccoli però ad altissime ripetizioni, vedi queste ragazze, queste donne con tutti i pezzini, veloci, sudano, eccetera. I pesi devono rappresentare un carico esterno che sia di stimolo importante per il nostro carico interno, quindi devo effettuare un lavoro importante. Tipico come quello dei maschi. I maschi tenderanno poi ad aumentare, grazie al testosterone, ormone tipicamente maschile, la loro massa muscolare. Le donne non diventeranno come gli uomini, quasi impossibile. Le donne che vedete a Miss Olimpia in realtà hanno assunto delle sostanze che modificano il loro assetto ormonale, quindi gli consente di avere una massa muscolare importante, quasi quanto un uomo. Sono molto forti, non sono forse belle, oppure il concetto di bellezza è diverso, ma sicuramente non è la massa muscolare che fa la bellezza in una donna. Perlomeno non così tanto. Il movimento che cosa fa? Ha un effetto di pompaggio dal basso verso l'alto di tutta l'acqua di tensione idrica. Per esempio, qua vediamo una vena, un esempio di vena, questi probabilmente sono i gemelli, sono i polpacci, e mentre io cammino, per esempio, faccio questa attività, oppure mi alzo un attimo, come molti di voi già fanno, dal computer, e faccio questo, effetto un'azione di pompaggio dell'acqua verso l'alto. E quindi quest'acqua che sfianca un pochino il torrente venoso tende piano piano a risalire. E quindi ogni tanto devo fermarci, sono al computer, faccio lunghi viaggi in macchina, devo continuamente ripetere il movimento di pompaggio. È vero che il cuore ha una sua pompa esterna, quindi pompa sangue da morta e butta fuori tutto il corpo, da sangue arterioso, pulito, fresco, si spera anche ossigenato, ma anche una fase in diastole aspirante che tira su tutto il torrente venoso che poi appunto deve essere ossigenato ai polmoni e ributtato in aorta prima di ossigeno. Delle volte questo non è sufficiente per diversi motivi che questa sera vi tralascio. E allora cosa faccio? Mi muovo, uso la pompa del mio organismo, della mia massa muscolare. Ricordiamo anche che il torrente linfatico non ha un suo cuore, non ha una sua pompa. Il torrente linfatico intanto non è chiuso, ma a un certo punto si perde all'interno del torrente, dello spazio interstiziale, e non ha una sua pompa.
E quindi come fa a circolare la linfa all'interno dei vasi linfatici, che poi noi abbiamo il piacere di svuotare con un bel massaggio linfatico? Lo facciamo noi, con la nostra pompa muscolare. I terapisti questo lo sanno bene. Se noi però non respiriamo, e quindi tutto questo torrente venoso che noi pompiamo per tornare su, quest'acqua linfatica per tornare su, e io ho un diaframma bloccato, sarà essenzialmente inutile, perché quest'acqua tornerà verso il basso. Ecco, qui vedete un esempio di pompaggio, con un sistema semplicissimo idraulico, di quest'acqua che tende con un movimento, ecco, per esempio quello che facevo vedere prima, che tende a riportare su. Le vene hanno un meccanismo meraviglioso di chiusura quando il cuore è fermo, nei momenti in cui è fermo, e di apertura quando poi lui risucchia il torrente venoso e lo riporta verso l'alto. Quindi se io non continuo questo meccanismo, l'acqua stanzia nel momento in cui il cuore, in quel mezzo battito, si ferma e si accumula, piano piano si accumula. E quindi poi posso avere sfiancamenti delle vene, posso avere le varici, posso avere diversi quadri, diciamo, di tensione a livello venoso nelle gambe. Questo è quello che vi ho spiegato poco fa, quindi come il diaframma, che appunto per chi non sapesse questo muscolo qui in mezzo, ha un'azione massaggiante e pompante verso l'alto di tutta l'acqua che proviene dagli arti inferiori. Visto che parliamo di respirazione, faccio un po' di propaganda. Qualcuno di voi che è presente in questa sala, non dirò chi, segue Calmaia, che è un corso che abbiamo introdotto anche qui a Reggio Castello, di cui sono profondamente orgoglioso, perché è un prodotto su questo territorio nuovo. Si fa respirazione, si fa meditazione, si provano a fare movimenti particolari, ma neanche più di tanto, movimenti forse nuovi per chi non è avvezzo allo yoga, al pilates, al tai chi, ed è un potpourri di movimenti calibrati su di loro, su se stessi e sulla persona, con al centro la respirazione. Abbiamo chiamato Calmaria, Calmaria perché induce molta calma, perché è legato all'aria. Allora, benché qualcuno lo chiami Calmaria, in realtà è Calmaria e funziona molto bene. Funziona molto bene e ha un effetto molto importante sul ritorno venoso, oltre che sulla percezione diversa della propria corporeità. Si lavora per esempio molto sull'equilibrio. Un altro strumento meraviglioso, in questo caso non è il vostro fisico ma è uno strumento esterno, si chiama Skin Tiger, che da tempo ormai uso e che permette di aumentare il cosiddetto VO2, cioè lo scambio respiratorio non solo alveolare, quindi l'aria, perché l'aria che entra all'interno del mio corpo deve andare ai tessuti e occorrono normali tre fasi. Devo inspirare, l'aria passa in trachea, arriva agli alveoli, dagli alveoli poi in seconda fase deve essere catturata dal globulo rosso. Se non ho una buona emoglobina, ma un po' di ferro, questo ossigeno non si lega al globulo rosso, perché in questa seconda fase poi deve essere trasportato lungo il torrente arterioso. Come terza fase poi il muscolo deve assorbire, deve strappare dal globulo rosso l'ossigeno per poi utilizzarlo. Quindi chi respiri tanto ma ha una poca fitness a livello muscolare, serve poco. Tutte queste tre fasi devono essere esaudite. Lo Spiro Tiger, di cui parleremo molto probabilmente il mese prossimo, e lo proverete, qualcuno pensava già lo sta facendo, con risultati eccezionali, permette anche una riduzione del peso importante. Perché? Quando io respiro all'interno di questo strumento, riesco a mobilizzare molto bene tutto il rachide, tutta la colonna, e riesco a fare un grandissimo movimento del diaframma, e faccio fatica. Comunque faccio un buon allenamento, ma i battiti rimangono molto bassi per un fenomeno fisiologico che si chiama iperpneso-capnica, cioè mantengo sempre lo stesso scambio respiratorio. Se in questo momento comincio a ventilare in maniera continua e spropositata, a un certo punto, fra qualche secondo, io sderrò, perché vado in iperventilazione. Questo è un concetto interessante, ed è una difesa del nostro corpo. Troppo ossigeno al nostro corpo provoca un grande problema. E quindi il corpo reagisce svenendo. Lo spiro permette di fare un grandissimo lavoro respiratorio, enorme, poi se ci sono domande lo vediamo, mantenendo lo scambio respiratorio dei gas in uscita e dei gas in entrata perfettamente bilanciato, e quindi impedisce di svenire. Nel frattempo faccio un lavoro aerobico molto importante. Chi da me suda e fa lo Spiro Tiger
appena finisce si stacca ai battiti in soglia, come si dice, cioè non ha ancora sviluppato quel cosiddetto accumulo di lattato, non va in fase anaerobica e quindi permette di bruciare grasso. Ecco il trucco di prima, rimango un pochino più basso con i battiti in modo che, la benzina che io utilizzo sia grasso e quindi un soggetto molto sovrappeso comincia a perdere peso.